Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Primo giorno di scuola in Calabria, ci sono tanti aspetti, tanti modi di vivere e raccontare questa giornata. Noi cominciamo in modo simbolico da Girifalco, nel Catanzarese, dove il liceo scientifico, interessato da una frana lo scorso 23 gennaio, ha riaperto con la presenza delle istituzioni del territorio. Sentiamo. La cerimonia è solenne, l'inno nazionale e i palloncini colorati a Girifalco nel Catanzarese per la riapertura del liceo scientifico della città. Oggi è una bella giornata di sole, ma il 23 gennaio scorso pioveva quando la strada interessata da una frana costrinse i ragazzi a lasciare la scuola. L'istituto, lo hanno ribadito i rappresentanti istituzionali, non è stato intaccato dal dissesto idrogeologico e i lavori per ripristinare il manto stradale sono stati completati. L'istituto in quanto tale non è stato toccato dal dissesto, sono state messe a repentaglio le strutture adiacenti, la strada, il giardino, il cortile, ma non la struttura. Con il preside, il sindaco, siamo riusciti a trovare nuovi locali e nel frattempo mettere in sicurezza tutti i servizi adiacenti all'istituto. La strada quindi che dopo una serie di incontri con le varie istituzioni siamo riusciti ad aprirla, a creare una nuova strada laterale, a creare dei parcheggi, quindi a creare un sistema infrastrutturale che ci consente effettivamente di utilizzare questa struttura nel massimo della sicurezza. È chiaro, ancora siamo in una fase cantieristica, perché abbiamo avuto un bel finanziamento da parte della Regione Calabria tramite il Rendis che ha riconosciuto il dissesto idrogeologico, quindi siamo in attesa adesso di avere il decreto definitivo da parte della Regione ed avviare immediatamente l'attività per i lavori definitivi di sistemazione esterna del liceo. Presente anche il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Diego Boucher. Noi quest'anno abbiamo avuto un numero di alunni inferiore rispetto all'anno scorso. La scuola è una scuola vivace, è una scuola attiva, è una scuola che ha voglia di fare. Noi lavoriamo moltissimo per poter recuperare dei gap naturali che ci sono. Pensiamo per esempio all'alternanza scuola-lavoro. Per gli studenti calabresi è molto più difficile che non per gli studenti del nord e quindi l'ufficio in questo cerca, per quello che può, di stare vicino agli studenti per realizzare dei progetti che possano fare in modo che i nostri studenti possano accrescere le loro conoscenze, le loro competenze.